Allora, per quanto riguarda le automobili, che sono un prodotto che noi trattiamo, per lanciare questa macchina, che è una piccola monovolume principalmente dedicata alle donne, abbiamo inventato un concorso in rete che si chiama proprio What Women Want e abbiamo utilizzato come endorser, una volta uno avrebbe detto testimonial, un bellone del momento che è Luca Argentero. E il meccanismo prevedeva che le donne mandassero 3 foto e iniziassero una conversazione e poi c'è stata tutta una serie di risposte, votazioni, comunque si interagisce con il proprio ma forse idolo è un po' troppo, però comunque con una persona con la quale è gradevole, di cui, con cui si può aver piacere di avere una forma di relazione, ma soprattutto si affrontano tutta una serie di argomenti che sono poi anche utili, no? Per sapere quali sono i vissuti reali del prodotto, quali sono i vissuti reali della marca e anche come realmente le donne vivono in maniera diversa tutte le opportunità della guida. La terza cosa è l'azione. Allora, l'azione è stata già citata la professoressa Pattuglia ha parlato prima di questo e credo che sia uno di quegli elementi, di quei termini dai quali non si può oggettivamente prescindere. Non si può prescindere perché era anche prima in quelle cose che dicevano cosa volevano le persone, no? Vogliono la possibilità di avere degli sconti, la possibilità di avere delle cose che possono essere in esclusiva. Allora, un brand esclusivo come Gucci ha fatto qualche cosa di esclusivo per i propri consumatori, delle sfilate che sono solo per chi è in qualche modo un consumatore di Gucci o è un amico di Gucci. Io penso che questo sia un po' il seguito di quella frase bellissima che diceva Coco Chanel. Coco Chanel diceva: "When the happy few are no longer few, they will no longer be happy", che è un po' in realtà il senso dell'esclusivo, no? Il senso della solo per me. E questo sono un po' le... Passando diciamo ad un territorio che è completamente diverso, tutto quello che è avvenuto nel Nord Africa chiaramente è stato incredibilmente i collegamenti dei social network hanno avuto un potere enorme, no? E hanno avuto anche un potere enorme però per quello che è riguardato il terremoto in Giappone nel identificare quali erano i luoghi dove potersi in qualche modo ricoverare o mettersi in salvo e hanno avuto un ruolo molto importante. Questa è una case history un po' lunga e la posso spiegare solo brevissimamente, però se avete interesse la trovate in rete. L'agenzia per cui lavoro ha lanciato un concorso che si chiama The Impossible Brief e il brief era quello di mettere Enzo, clicco 2 volte, ta-ta, come mi hai detto? Vado, no, sola. Non parte il filmato. Più o meno. Allora, questo Impossible Brief era quello di mettere di cercare di far come la comunicazione può dare un contributo per la pace tra israeliani e palestinesi. Allora, non esiste ovviamente un modo, è stato fatto un concorso mondiale sui creativi mondiali su quale potesse essere l'idea migliore e l'idea migliore, quella che ha vinto, è stata quella di proporre uno scambio di sangue tra palestinesi e israeliani negli ospedali in modo tale che partendo dal principio che non si spara sul sangue amico. E questa cosa è nata ed è cresciuta principalmente in rete, è stata adottata da un'associazione pacifista italo-israeliana ed è nato questo progetto che si chiama Blood Donation. Quindi questo è un altro degli esempi di come di fatto i movimenti possono funzionare bene all'interno delle cose sociali, così come io adoro questo grafico che però vi confesso ho capito solo a metà, nel senso che non riesco a capire esattamente cos'è la linea nera, ma gli altri li vedo tutti, sono i collegamenti che hanno il traffico che c'è stato sui vari mezzi precedentemente ai disordini a Londra
giugno, luglio scorso, insomma l'estate scorsa, e è interessante vedere i picchi che ci sono prima di quello che sono state le attività di piazza. Anche adesso c'è tutto questo dibattito, no? Di Pietro sostiene, non sostiene la manovra, in rete dicono di sì, dicono di no, insomma la capacità e la possibilità come sempre di influenzare. E una cosa che trovo assolutamente fantastico, che un giudice di Londra ha imposto alle coppie che vogliono divorziare la possibilità di scambiare le proprie password con il proprio partner, in modo tale da poter avere accesso a quelle che sono appunto le attività di rete, considerando quindi le attività di rete con la forte connotazione sociale che effettivamente e oggettivamente hanno. Conclusioni rapidamente. Allora, la prima cosa è che evidentemente bisogna dedicare delle risorse per stabilire una relazione che possa essere, come tutte le relazioni fruttifere, una relazione di lungo periodo. Avere chiaramente in mente i risultati che si vogliono raggiungere. Sono delle conclusioni che hanno, voglio dire, possono essere condivise con qualsiasi processo di comunicazione. L'altra cosa credo che sia importante, come tutte, è una semplicità, perché soltanto la semplicità garantisce l'accessibilità e anche un po' quel senso di familiarità che è così importante. E poi trovare degli argomenti che possono essere convincenti per mantenere la relazione con il pubblico, e credo sia l'ultimo punto, tenendo presente quella che è l'importanza dell'intimità, quindi l'importanza dell'intimità che si traduce in un linguaggio che deve essere un linguaggio significativo, ma anche il più possibile caldo. Grazie. Grazie. Lo diciamo noi a Fabrizio Caprara, presidente Such & Such Italia, per questo più che opportuno richiamo anche all'azione, perché indubbiamente lo strumento serve come strumento per un obiettivo e non in termini generali.